Benvenuti a tutti ragazzi in questo nuovo episodio delle Phoenix News. Questa volta parlerò di cose molto belle, cose che si autorigenerano, si autoricostruiscono, come alcuni progetti in sviluppo che ad esempio implicano inchiostro magnetico, pellicola. Adesso vi spiegherò meglio. Un gruppo di ricercatori dell'Università della California è riuscito a trovare un metodo in cui un inchiostro magnetico riesce a ricostruire i gadget in modo autonomo, cioè senza l'intervento esterno. Questo permette in futuro di non buttare gli oggetti appena si rompono. Sicuramente vi è capitato di buttare, non so, un alimentatore per il cellulare che magari si è rotto e dice, boh, non funziona, lo buttiamo. Invece in questo caso ci sarebbero dei metodi per autoricostruire anche i circuiti con queste particelle di inchiostro magnetico. In sostanza si tratta di un inchiostro composto da microparticelle di neodimio polverizzato, che è una roba che c'è nei dischi fissi, sostanzialmente, che si orientano automaticamente in funzione del campo magnetico in cui sono immerse e può essere utilizzato per batterie, circuiti elettrici e sensori. Riesce a riparare per una lunghezza massima di 3 mm, che può sembrare poco, ma in realtà, se noi andiamo a vedere pezzo per pezzo, è poi una gran cosa. Inoltre, non è neanche una cosa molto costosa, poiché con $10 si potrebbero riuscire a riparare centinaia di dispositivi. E di conseguenza si dovrebbe anche riuscire a diminuire il numero di rifiuti e di conseguenza anche l'inquinamento. Cioè, partiamo da una cosa che potrebbe non sembrare così utile, ma finiamo a qualcosa che in realtà poi è veramente utile, perché l'inquinamento, insomma, ce lo portiamo e non riusciamo a liberarcene. Ora invece ci spostiamo sui nanobot. Parliamo sempre di riparazioni, ma più specificatamente di piccoli robot, appunto, che possono riparare fratture e crepe nei circuiti elettrici. Funzionano un po' come le piastrine di quando ci tagliamo, ci feriamo, appunto. Queste si occupano di ricostruire la pelle e in seguito agli esperimenti sono riuscite a ricostruire un circuito non funzionante in soli 30 minuti. Poi invece abbiamo la pellicola autoriparante. Si tratta di una pellicola in grado di riparare piccoli graffi su ad esempio lo schermo del cellulare in meno di 10 secondi e funziona anche sulla tecnologia touch e forma una specie di strato protettivo che appunto dovrebbe fungere da autoriparante. Con lo stesso concetto abbiamo per esempio la plastica, la pelle sintetica, che funziona appunto sui materiali sintetici, e in questo caso funziona con tagli e strappi veri e propri ed è in grado di rimarginarsi ripetutamente. Insomma, questa può essere una cosa molto interessante perché è una grande innovazione tecnologica, secondo me. Ora una notizia magari che può essere un po' simpatica, cioè un servizio che si chiama Washout, che dovrebbe appunto lavare la nostra macchina a domicilio. Abbiamo la nostra bella app tramite la quale possiamo richiedere appunto un autolavaggio che potrebbe costare minimo 14,90 €. L'idea nasce da dei ragazzi dell'Università Bocconi perché appunto hanno pensato che l'autolavaggio ruba tempo prezioso e se si può fare qualcosa per evitare che questo tempo venga sprecato è meglio. Di conseguenza si prenota tramite l'app e si paga appunto sempre tramite l'app. Gli operatori si recano dove appunto risiede il nostro veicolo e procedono al lavaggio senza acqua, impiegando detergenti professionali e panni in microfibra. È possibile anche il lavaggio interno, presentandosi con le chiavi. Infatti il proprietario riceve una notifica all'avvio delle operazioni e al tempo di raggiungere il luogo. I prezzi sono 9,90 € per moto e scooter, per le auto 14,90 fino a un massimo di 24,90 a seconda della grandezza e del tipo di lavaggio. Per adesso è disponibile solo a Milano, ma probabilmente verrà poi esteso a gran parte dell'Italia. Questo prodotto di cui insomma sto per parlarvi è una cosa un po' curiosa che c'è già in giro da parecchio tempo, ma voglio aprirne una parentesi. Voglio parlarvi di dei chewing gum, chicles o come li volete chiamare dovunque voi siate, che dovrebbero teoricamente potenziare le nostre facoltà intellettive per un tempo limitato. Questi cosi da masticare si chiamano Mind the Gum, o come volete. E prima di dire qualsiasi altra cosa vi premetto che io li ho provati, quindi ho ora anche un lato un po' critico su questa notizia. Teoricamente quello che dovrebbero fare sarebbe aumentare la concentrazione, la memoria e l'energia, quindi l'autonomia del nostro corpo barra cervello, e dovrebbe essere indirizzato magari agli studenti che vogliono, non so, passare la nottata sui libri o non so, andare a correre oppure fare un esame
dopo 8 ore di corsa e capriole all'indietro, dovrebbe migliorare l'assorbimento delle componenti addirittura 5 volte, eccetera, eccetera, tutto figo, mentre adesso vi dirò magari un po' la mia su questo aggeggio qui. Appena lo mangiate, sentite immediatamente il gusto di caffeina, che secondo me è il componente fondamentale di questa roba. Cioè, vi dà un po' quella potenza e quella sensazione di energia, di aumento di memoria e di genialità, che secondo me è un po' la base marketing di questo prodotto qui. Io dubito che faccia veramente quello che descrivono, soprattutto nel modo in cui lo descrivono, perché sembra veramente di diventare dei geni. Secondo me aiuta un po', nel senso che da quella botta che magari uno dice non ce la faccio, sto per addormentarmi, allora da quella svegliata lì con caffeina e le altre 500.000 cose che ci sono dentro, e magari può essere utile. Però se aveste intenzione di comprarlo, non andateci con l'idea che farà miracoli questa roba qui, perché non è vero. Le cose, tra virgolette, naturali e non troppo chimiche arrivano fino a un certo punto. Quando cominciano a essere chimiche e riescono effettivamente a dare qualcosa di sostanzioso al nostro corpo, possono anche magari danneggiare, il che è molto probabile. Per concludere, vi dico che i prezzi sono da 11,99 € a 99,99 €, dipende se il pacchetto da 3 confezioni oppure da 300, cioè chewing gum che boh, non lo so, vi durano tutta la vita. Se fossi interessati, il sito si trova facendo una ricerchina veloce su Google, e secondo me, dato che se non erro regalano un pacchetto prendendone un altro, forse la prima volta, ci si può fare un pensiero. Però, come ho detto prima, non aspettatevi i grandi miracoli. Ora vorrei parlarvi di una notizia che è andata, diciamo, nel web qualche giorno fa, però qualcuno di voi potrebbe essersela persa, cioè il video fake che è girato, anzi è andato in live su Facebook qualche giorno fa, di appunto degli astronauti che sono andati nello spazio in diretta. Questi qua dovrebbero essere dell'ISS. Questo video in live ha avuto ben 28 milioni di visualizzazioni, che porca vacca. Peccato che queste riprese sono state effettuate ben un anno fa, cioè il 25 febbraio del 2015, che è addirittura più di un anno fa, durante una passeggiata spaziale di un membro dell'Expedition 42. Effettivamente, guardando il video, si potrebbe pensare, sono in diretta, sono lì sulla Luna, però sta di fatto che questo è un video falsissimo. Tanti si sono cascati e basta vedere i commenti su Facebook della gente tutta estasiata che dice oh mio Dio che figata, invece. Ma bastava anche capirlo, poiché sia la NASA che qualsiasi altro giornale sul web non aveva pubblicizzato la notizia, che poteva essere un po' strano, dato che un evento così non è che si vede tutti i giorni. Uno dice e no, cioè non devo perdermelo, invece nessuno l'ha pubblicizzato, e già far già impensierire questa cosa qui, cos'è? Si sono dimenticati. Per oggi voglio concludere qui, mi sono soffermato un po' più su delle notizie un po' più spesse, poiché non ho trovato poi chissà quali altre. Cercate di seguirmi su Telegram, chiocciola Phoenix News, dove le scrivo invece che farci il video, perché anche è più facile, le faccio più spesso. Lasciate un mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo forse non al prossimo, ma al sabato dopo. E ciao ciao!